Grande Fratello 15, la D'Urso sotto attacco, Aida Nizzar contro gli ex compagni. Barbara D'Urso, frecciatina velenosa di Stefano Bettarini. Lo sfogo di Aida Nizzar verso gli ex coinquilini. Torniamo ad occuparci delle ultime notizie sul Grande Fratello 15. Il programma è ancora nel pieno della bufera mediatica che l'ha colpito dopo l'abbandono degli sponsor e i diversi episodi di violenza e bullismo verificatisi nella casa di Cinecittà. Barbara D'Urso, nonostante gli ottimi ascolti fin qui ottenuti, viene considerata da più parti come la principale responsabile delle polemiche di questa edizione, con diversi VIP che si sono schierati contro la conduttrice. Aida Nizzar, durante la puntata del 15 maggio, è rientrata nella casa per salutare i suoi ex compagni di avventura, lanciando frecciatine velenose, dalle quali Barbara D'Urso si è pubblicamente dissociata. Intanto, nel corso della diretta, Luigi Favoloso è stato squalificato dal gioco. GF 15, Barbara D'Urso principale colpevole delle polemiche. Il reality show trasmesso da Canale 5 non trova pace. In particolare, in queste ultime settimane, Barbara D'Urso è stata pesantemente criticata, perché ritenuta responsabile della scelta di concorrenti che, fino ad ora, si sono distinti soprattutto per comportamenti deplorevoli e diseducativi. Tra i personaggi famosi che hanno espresso giudizi negativi sullo show, ci sono Alfonso Signorini e Selvaggia Lucarelli, ai quali di recente si è aggiunto anche Stefano Bettarini. L'ex calciatore, infatti, ha lanciato l'ennesima frecciatina al GF 15 e a Barbara D'Urso. Ricordiamo che Bettarini è stato concorrente della prima edizione del Grande Fratello VIP, durante un'intervista rilasciata al settimanale che, ha preferito non infierire troppo con i suoi giudizi sulla 15ª edizione del reality. Allo stesso tempo, però, l'ex marito di Simona Ventura non ha risparmiato una stoccata alla trasmissione e alla sua conduttrice, non paragoni il GF VIP a questo surrogato di reality, chi ha scelto questi concorrenti? In queste ultime ore, in molti stanno manifestando una serie di dubbi nei confronti di Barbara D'Urso che, prima della partenza dello show, ha conosciuto e contribuito alla scelta dei nuovi inquilini della casa. Per questo motivo, in molti la ritengono la principale responsabile delle vicende negative che si stanno ripetendo nel corso di questa 15ª edizione del programma. Tuttavia, è lecito chiedersi se la responsabilità sia da attribuire solo alla conduttrice partenopea, e non anche all'intera produzione. GF 15, Aida Nizzar rientra nella casa, Luigi squalificato. Durante la quinta puntata della trasmissione, Luigi Favoloso è stato squalificato, mentre Aida Nizzar ha avuto la possibilità di rientrare nella casa, video virgola per salutare gli ex coinquilini, approfittandone per attaccarli duramente. Per quanto riguarda, invece, l'ex fidanzato di Nina Moric, è stato eliminato dal gioco per aver indossato una maglietta recante una frase sessista contro Selvaggia Lucarelli. Aida Nizzar, invece, quando si è ritrovata nella casa, ha immediatamente attaccato i suoi ex compagni, definendoli il peggio che l'Italia possa offrire. Successivamente, quando ha appreso della squalifica di Luigi Favoloso, in studio ha palesemente esultato. Barbara D'Urso, però, è intervenuta per dissociarsi dalle dichiarazioni della Nizzar, dicendo chiaramente che per lei e per la produzione non è vero che i concorrenti siano degli esempi negativi di italiani, sottolineando come questo sia esclusivamente il pensiero di Aida.